Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video haul. Oggi vi faccio vedere quali sono stati gli ultimi acquisti di questo periodo. In questo video vedrete soltanto acquisti make-upposi. Vi spiego il motivo: ho acquistato anche altre cosine e sto aspettando in realtà due pacchettini di collaborazioni. Quindi ho detto non vi faccio vedere tutto in questo video, altrimenti, cioè tutto in un unico video, altrimenti diventerebbe un video haul spacchettamento di 40 minuti. Quindi ho deciso di dividerlo in due. Oggi vedrete make up nei prossimi giorni barra settimane, vedrete l'altro video haul riguardante l'abbigliamento. Diciamo che sono stata, no, non è vero, non sono stata per niente brava, ragazzi. Ho tutto qui dentro. Ho tutto qui, oddio, aiuto, nel pacchetto di Feel Unique. Ah, sto distruggendo tutto. In realtà non ho acquistato soltanto da Feel Unique, ma ho altre cosine qui dentro che vi faccio subito vedere. Iniziamo da, non lo so, tiro fuori così quello che trovo, senza un ordine particolare. Prima cosa che ho acquistato sono shampoo. Qual è? Shampoo e balsamo della linea Bad Head di TG. Allora, sono degli shampoo professionali che vengono utilizzati anche in saloni di parrucchieri. Siccome li utilizzavo, ho iniziato ad utilizzarli da quando mi ero fatta bionda, quindi parliamo ormai di quasi 2 anni fa. Mi sono fatta bionda a gennaio, non di quest'anno, ma dell'anno prima, se non ricordo male, o gennaio o febbraio, massimo proprio marzo, non di più. E ho iniziato ad utilizzare gli shampoo che avevo preso dal parrucchiere, che erano appunto, cioè shampoo e balsamo, che erano quelli di questa linea qui. Li avevo comprati in bottiglie così grandi, calcolate che mi sono finiti 2 settimane fa. Parliamo di circa un anno e mezzo di utilizzo. Se li comprate dal parrucchiere non costano poco, perché mi sembra di averli pagati intorno ai 30-40 € a bottiglia. Però ho fatto questa spesa perché avevo decolorato tutti i capelli. Ho detto fammi provare gli shampoo del parrucchiere, magari riusciamo a recuperare un po' questi capelli. E quindi appunto avevo provato questi shampoo qui e avevo fatto una bella spesa. Ora, siccome mi ero trovata benissimo con entrambi, sia shampoo che balsamo, ho deciso di ricomprarli. Quindi sono andata a spulciare un po' su internet, perché ovviamente le cose su internet costano di meno rispetto nei negozi, soprattutto rispetto ai parrucchieri. Li ho trovati su Feel Unique insieme, vi faccio vedere anche qui la prova. Ecco, qui dentro erano infilati tutti e due, ad un prezzo di 17 e spiccetti per entrambi. Quindi parliamo di circa 9 euro per una bottiglia così. La bottiglia contiene 750 ml di prodotto. Calcolate che io da quando ho iniziato ad utilizzare questi ho provato a riutilizzare quelli che usavo prima, che prendevo dal supermercato. Una bottiglia del supermercato, che era tipo 250 ml, la finivo in pochissimi lavaggi. Di questi qui ne basta davvero pochissimo. Io, fino a che non li ho provati, non ho mai creduto a questa cosa. Adesso invece devo dire che mi sono sempre sbagliata, quindi non abbandonerò mai più questa tipologia di shampoo per tornare a quelli che utilizzavo prima. Se avete dei capelli sfibrati, secchi, vi consiglio di provare questi qui rossi della linea, cioè scusate, che si chiamano tipo Resurrection, però cioè proprio capelli morti, utilizzate questo. Non ve ne pentirete, vi lascio comunque il link di tutto qui sotto nell'info box. Vi ricordo che la maggior parte dei link che vedete sono link di affiliazione, quindi se decidete di acquistare tramite i miei link vi ringrazio tantissimo come al solito. Andiamo con il secondo prodotto, cioè sono le ciglia di Ardell 252. Queste qui ne ho comprate due paia, uno già le ho utilizzate e queste sono quelle di riserva. Sono le ciglia che porto sempre. Da quando ho provato queste ciglia non riesco più a utilizzare nient'altro. Sono bellissime, la banda è super confortevole. Si rovinano in tantissimi utilizzi e mi piacciono davvero un sacco. Se cercate un paio di ciglia finte wow, che abbiano una lunghezza non esagerata e un bel volume, provate queste. Sono passata poi, qui ho anche le salviettine struccanti perché tra un po' le mie mani diventeranno piene di swatches.
Sono passata da NYX e ho acquistato tre prodotti. Uno lo conoscete già, è il mascara Worth the Hype. È l'unico mascara che utilizzo, mi fa le ciglia super voluminose, dà anche un po' di lunghezza. Non ho mai provato un mascara così volumizzante come questo e allo stesso tempo non è uno di quei mascara che fa volume perché attacca tutte le ciglia insieme, al contrario le separa tantissimo. Mi trovo davvero benissimo con questo mascara, ne ho provati anche degli altri. Secondo me questo è il migliore. Le altre due cose che ho preso da NYX sono dei glitter e si chiamano Glitter Goals Liquid Eyeshadow. In poche parole, che cosa sono questi? Li voglio swatchare. Sono dei glitter liquidi, tipo quelli di Stila per intenderci. I colori, diciamo, non mi piacevano tutti, mi piacevano soltanto questi due. E in vista del Natale, so che voi penserete, ma manca ancora tanto. Tra un po' fidatevi, inizieremo a vedere i pandori in giro per i supermercati. Quindi in vista del Natale ho detto prendiamoli, anche perché non si possono lasciare sullo stand dei glitter così belli. Ho preso il numero 05 Industrial Beam, che è un oro, e il numero Polished Pin-Up 02, che è tipo una specie di oro rosato. Adesso, oh mio Dio, sono stupendi. Aspettate che vi faccio vedere lo swatches in diretta. Lo swatches mi è venuto malissimo, aspettate che lo rifaccio. Ecco, forse così lo vedete. Non sono sicura, benissimo, mi sono anche sporcata le dita. Non sono sicura che siate riusciti a vederli, quindi ve li faccio rivedere qui. E purtroppo i glitter sono una di quelle cose che la macchinetta non riesce a prendere per niente bene. Non so per quale motivo. I colori degli ombretti si vedono bene, quelli dei glitter no. Quindi vi posso assicurare che sono davvero bellissimi e ve li farò vedere sicuramente in qualche tutorial. Sempre da Feel Unique ho preso questa terra di Rimmel, che è la Natural Bronzer Waterproof Bronzing Powder nel colore 021 Sunlight. Questa qui è una terra che già ho utilizzato in passato, mi piace tantissimo. Le terre di Rimmel secondo me sono davvero ottime, se cercate una buona terra dategli un'occhiata. L'ho presa sul sito Feel Unique perché era scontata tipo a 4 euro. Se vi interessa andategli a dare un'occhiata, non so se è ancora scontata. Finiamo con le cose che ho preso da Feel Unique, così almeno non faccio casini. Ho preso, sì, due rossetti uguali della Bourjois Rouge Edition Velvet, semplicemente perché questi erano scontati a 2 euro e invece ne ho preso un altro, sempre della stessa linea. Allora, questi sono il colore 09 e questo è il colore 21. Vi spiego in realtà perché ho fatto l'ordine da Feel Unique. Dovevo prendere solo gli shampoo. Poi, ovviamente, sono andata in giro per il sito. Ho detto, dai, non spendiamo tanto, andiamo nella parte quella offerte. E quindi ho iniziato a prendere un paio di cosine in offerta, tipo la terra e tipo queste qui. Mia mamma ha visto questo colore, quindi ha detto, me lo prendi anche a me? Quindi ne ho presi due di questi e uno di questo qui violetto. Questi li ho pagati tipo 2 euro l'uno, questo invece mi sembra costasse 4 euro. C'è un moscerino che sta girando qui intorno che se lo prendo lo uccido. Siccome dovevo arrivare al minimo di spesa per avere le spese di spedizione gratuite, ovviamente ho preso anche altre cose. Del tipo un burro cacao perché mi mancavano, non so, tipo 3-4 euro. E questo qui, e non si dice mai di no un burro cacao, io li finisco come, non lo so, se fossero l'acqua, li bevo tipo l'acqua. Questo qui mi ispirava, è il burro cacao di Palmer's, Coconut Oil Formula, praticamente è questo qui, con SPF 15. Qualcuno l'ha mai provato? Sa dirmi com'è, io ancora non l'ho aperto dalla confezione, quindi non ho idea neanche dell'odore. Proviamo ad aprirlo subito. Più che altro sono curiosa di sentire l'odore, il packaging è stranissimo, guardate, è tipo schiacciato, non è il classico burro cacao. Se vi piace il cocco l'odore vi piacerà? È tipo fatto così a deodorante, si tira fuori come un deodorante. E poi, sempre per arrivare alle spedizioni gratuite, sempre per arrivare alle spedizioni gratuite, ho preso questo qui, che è un prodotto di Zoella, io l'adoro follemente, mi piace tantissimo, è una delle mie youtuber preferite, e questa qui appunto della linea Zoella Beauty, Hand on Earth, ed è praticamente un igienizzante per le mani, e a sentire dire dovrebbe essere uno di quei gel che non va a seccare le mani, perché se ci fate caso all'interno dei gel
c'è sempre l'alcol, per quel motivo evaporano e quindi allo stesso tempo puliscono, disinfettano, ma tendono a seccare le mani. In questo qui non so se c'è l'alcol, vi dico subito. Sì, ragazzi, anche qui c'è l'alcol, ma a sentire dire non dovrebbe seccare le mani come fanno tanti altri di questi gel igienizzanti per le mani. Siccome è una cosa che mi interessa molto, cioè è sempre comodo da portare in borsetta, vi farò sapere se funziona. Sì, l'odore è buonissimo. Sta proprio di pulito. Vi farò sapere se funziona, se secca le mani e qualsiasi cosa se vi può interessare. Passiamo all'ultimo pacchettino della giornata. Ho ordinato da Beauty Bay e direte, so che ve lo starete chiedendo tutti quanti, perché è così piccolo? Perché non hai ordinato di più? Beh, diciamo che il budget era terminato, quindi mi sono tenuta stretta. Ho ordinato solo qualcosina. Che cosa ho preso? Ho preso il rossetto liquido di Ofra, che è quello che vedete in questo momento. Non ho resistito, l'ho dovuto mettere. E ve lo faccio vedere, questo qui, nel colore Harlem. È un colore bellissimo, soprattutto per l'autunno è pazzesco. Avevo già un altro rossetto di Ofra che però non c'è più sul sito di Beauty Bay, non so se proprio l'hanno eliminato come colore. Non so se l'hanno eliminato come colore. Mi sono trovata abbastanza bene con quel colore, anche se non l'ho trovato così pigmentato come questo. Mi piace un sacco, anche se è la prima volta che lo metto, quindi non so se succederanno cose strane. Lo porto già da un'oretta, non è successo ancora nulla. E niente, questo era il rossetto. Non so che discorso volessi fare, però chissà che cosa vi volevo dire. Ultime cose che ho preso sono degli ombretti mono di Makeup Geek. Allora, questi ombretti non sono i classici ombretti, sono praticamente i foiled eyeshadow, che significa che sono degli ombretti super mega scriventi che sembrano quasi bagnati una volta applicati. Già ne avevo preso uno che si chiama Starry Eyed. Se vi piacciono i colori chiari, luminosi, se truccate le spose, prendete quel colore perché è qualcosa di meraviglioso. È tipo un chiaro con dei riflessi un pelo rosati, ma è abbastanza neutro come colore. Che spiegazione! Comunque è un colore davvero bellissimo. Quindi, siccome c'era, mi sembra, lo sconto su Makeup Geek, c'era il 3x2 su Makeup Geek, ecco che cosa c'era, ho preso tre degli ombretti foiled eyeshadow. E poi ovviamente ho dovuto aggiungere qualcos'altro al carrello, quindi ho preso il rossetto. Questo colore è Ground Stand ed è questo qui, lo devo assolutamente swatchare. Questi colori, questi ombretti, quando li toccate sono soffici al tatto, sono davvero morbidissimi e si applicano meravigliosamente. Guardate, sembra quasi che l'ombretto sia bagnato. È qualcosa di strepitoso, questi ombretti mi piacciono tantissimo. Calcolate che secondo me questi ombretti si applicano meglio con le dita che con i pennelli. Piccolo consiglio, ovviamente potete farlo anche con i pennelli. Se li applicate bagnati, il colore si intensifica ancora di più, sembrano super metallizzati ancora di più di come sono. Quindi immaginate che roba esce fuori. Se fate l'ordine su Beauty Bay, fidatevi, prendetene uno, provateli e tornerete su questo video e mi direte: Giulia, li ho presi e mi sono follemente innamorata. Prossimo ombrettino è questo qui che si chiama Flame Thrower. Sì, credo si pronunci così. Ed è un bellissimo color ramato di media intensità. Anche questo ve lo swatcho, altrimenti dalla cialdina, diciamo, non si capisce nulla. Ah, oh mio Dio! Calcolate che... Oh, wow! Calcolate che il dito lo sto appena appena strusciando sulla mano, cioè guardate, è pazzesco, no, non sto calcando, non sto spingendo. Vi faccio anche un altro swatch qui sotto, guardate quanto è intenso questo colore, non vedo l'ora di provarli. Fatemi sapere se li volete vedere inseriti in un tutorial magari. Ultimo ombretto che ho preso è un viola, perché non lo so, mi sto truccando più viola rispetto a qualche tempo fa, che era un colore che proprio non utilizzavo. E questo qui è Daydreamer, è praticamente un violetto chiaro luminoso, molto freddo. Eccolo qui. Ah, wow, ragazzi, io sono innamorata di questo colore, spero che lo vediate. Guardate, è chiaro e luminosissimo.
spero stia mettendo a fuoco la mano e non la mia testa in questo momento. Bellissimo. Si swatcha più chiaro rispetto a come lo vedete nella cialdina, cioè spero di non buttarlo per terra. Questo è come si vede nella cialdina, sembra più viola ancora rispetto a come si swatcha. Eccolo qui. Quindi secondo me questo colore è da mettere tipo su tutta la palpebra mobile, è davvero stupendo. Poi immaginatelo magari bagnato solo al centro della palpebra mobile. Wow! Quindi ragazzi, questi erano i danni che ho fatto nell'ultimo periodo. Fatemi sapere se c'è qualcosa che vorreste vedere in azione in particolare, fatemi sapere quali sono stati i vostri acquisti di questo periodo, così mi sento meno sola nell'aver comprato tutte queste cose. Spero tanto che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Ricordatevi come al solito di, esatto, spolliciare lì in su o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!